Verona è ufficialmente contro l'aborto. Il Consiglio Comunale, il primo in Italia, ha approvato nella notte una mozione contro il cattivo funzionamento della legge 194 a 40 anni dall'approvazione. La mozione è stata approvata con 21 voti favorevoli e 6 contrari e il sostegno anche della capogruppo del PD, il Partito Democratico, Carla Padovani. Subito attaccata da alcuni colleghi Democrats per la sua posizione, come il senatore D'Arienzo, che ne ha chiesto le dimissioni. Come se ci fosse una censura politica sulla libertà dei consiglieri comunali e l'aborto non fosse una questione di coscienza. Io perché ho votato a favore? Perché secondo me, e l'ho detto anche in consiglio comunale, ho fatto la dichiarazione in cui ho detto che io sono favorevole a qualsiasi iniziativa a sostegno della vita. Sostegno della vita che può essere in questo caso sostegno della vita nascente oppure anche dell'immigrazione, per dire. La mozione impegna il sindaco Federico Sbarina a inserire nel bilancio del comune di Verona un congruo sostegno ad associazioni e progetti che operano a favore della vita, oltre a proclamare ufficialmente il centro Scaligero città a favore della vita. Non mi aspettavo le polemiche così marcatamente come sono state effettuate. Sull'aborto sicuramente è un fatto di coscienza, su questo siamo d'accordo, sicuramente. Fra l'altro, ci sono due aspetti da tenere in considerazione. Il primo, che il nostro codice etico del PD, un codice etico fatto nel 2008, quando è stato fuso il PD, il DS con la Margherita, parla all'articolo 2 che c'è libertà di coscienza. La ratio della mozione è evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite, perché numerosi punti della legge sono stati disattesi. La mozione contro l'aborto era annunciata da mesi a Verona, tanto che in Consiglio Comunale erano arrivate anche delle attiviste di sinistra e del movimento femminista travestite da nutrici, ispirate a una serie TV.